Dopo 10 anni Don Fiancoceri, parroco di Lunata, riprova a graffiare e lo fa col secondo volume di Te a Sacro e Profano a Lucca e dintorni. Il volume, edito da Maria Pacini Fazzi Editore, è stato presentato ieri sera alla presenza dell'arcivescovo di Lucca Italo Castellani in un incontro moderato da Remo Santini, caposervizio della Nazione. Cambiano i fatti, però diciamo lo stile dell'intervento, del commento sui fatti è il medesimo, cioè vedere un po' le cose con umorismo, ecco, tutti i fatti, sia nella Chiesa che nel civile, visti con un senso umoristico e quindi anche un po' di ironia, un po' di satira, ecco, in modo che aiuta chi legge, lo provoca a riflettere. Ecco, è un approccio forse un pochino poco da Chiesa quello della satira, oppure viceversa è una cosa che si può anche coniugare bene con quelli che sono i principi cristiani? Sì, si coniuga bene, non lo fanno pochissimi, perché come al solito in tutti i fatti abbiamo paura di essere criticati, oppure che insomma non si sa mai, come si dice a Lucca, no? L'impressione mia è che non si ha il coraggio di affrontare una riflessione sui fatti. Siamo abituati alle immagini, no? E le immagini non ti fa riflettere. Invece un libro allora ti aiuta a pensare e anche a reagire.